che Marie, dopo Dominic Maltè, abbiamo sentito anche una campionessa olimpica dare le proprie impressioni. Intanto siamo con Maria Ramberger. Adesso Lizia Giacobellis, tra poco avremo al microfono i campionessi del mondo 2007 e 2005 e argento a Torino 2006. Vedremo cosa ci dirà la Giacobellis, che si è presentata solo a Telluride in Coppa brutto. Del Mondo. Attenzione. Siamo intanto Raffaella Brutto, ha fatto il quinto tempo, 1:00:79. Si trova lontano. E questo è il risultato. Giacobellis ha fatto il miglior tempo, la Moello Kos il secondo tempo, Sankova, Antonios inaspettatamente indietro, Maerricher quinta, Lobri settima, ancora più dietro ottava Dominic Maltè, Raffaella Brutto dodicesima, 2:54 qualificata per il momento. Sappiamo che ci sono due run e conta la migliore delle due. Certo. La Ribeiro, la brasiliana, ha l'ultimo tempo buono per la qualifica, le altre più indietro le vediamo. Non dovrebbe cambiare di molto, diciamo, il risultato dopo due run, ma tra poco le vedremo. Questione del clima, queste alte temperature, questa assenza totale di neve, ma la pista sta tenendo bene, anzi, per quanto ci hanno detto le donne, insomma, i grossi nomi, vedi Giacobellis, Riecher, Maltè, tutti dicono che la pista è veloce, quindi meglio, è più veloce di quanto si pensasse, quindi complimenti a chi ha preparato. Vediamo Raffaella Brutto che ha fatto 1:00:79, è nelle migliori 10, ricordiamo che passano le migliori 16 alla finale, dove poi andranno 4 per volta come di consueto. Questa è la start list della seconda run, ricordiamo che conta la migliore delle due run. Raffaella ha già un tempo interessante, vedremo domani. Pour l'instant tout va bien, de toute façon comme j'ai dit tout à l'heure c'est que les qualifications c'est demain que ça se joue. C'est mieux d'avoir un bon temps à la qualification pour avoir des meilleurs runs et des meilleurs choix de start, mais bon de toute manière c'est demain sì. Que ça se joue et, quindi domani sarà sicuramente molto più importante fare una prestazione ottimale, comunque si sente molto bene. Bah, pas du tout, on est une bonne équipe et on est une équipe justement assez forte. Et on est assez, e qui si sta parlando del team francese. Intanto vediamo Raffaella che sta per concludere la prova. Raffaella Brutto in questo momento impegnata in pista e chiude col tredicesimo tempo. Diciamo che un sorriso di Raffaella che pare che sia caduta in allenamento, ha preso una botta, però lei dice non essere niente di grave, però ci dicono anche che lei tendenzialmente non si lamenta molto. Raffaella quindi ha chiuso con questo tredicesimo tempo, scusa c'era un problema, c'è stato un attimo un problema tecnico, diciamo ha chiuso col tredicesimo tempo, sorriso, ma sappiamo per certo che Raffaella ha avuto un problema, una caduta.
Italia, ma siamo in diretta con la Molina per le finali di snowboard cross uomini e donne. Vi aggiorniamo immediatamente, una bellissima notizia: intanto si sono appena conclusi i quarti femminili. Raffaella Brutto è andata in semifinale, un'ottima prova, è passata insieme a Moello Cos, amiche ed amici Nelly Moello Cos, Ella Sancov, Marica e soprattutto Raffaella Brutto, prima semifinale femminile. Non sarà facile, ma Raffaella è stata bravissima a tenere botta, la vediamo in questo momento, sì. Pettorale nero, ma con la consueta felpa, il consueto pile, look on black fucsia. And fucsia, direi black and fucsia, ci interessano, attenzione, Raffaella Brutto, Nelly Moello Cos, la vincitrice delle qualifiche in pettorale rosso, Mae Riker, la vincitrice della Coppa del Mondo, nonché campionessa olimpica in carica. Non è partita benissimo la Raffaella Brutto, però insomma sta cercando. In questo momento è lì e tiene la posizione. Ma Enrique col pettorale giallo in seconda posizione, la Moello Cos conferma l'ottimo stato di forma suo e di tutta la nazionale francese, la Sankova col pettorale blu, attenzione Raffaella Brutto in questo momento è in terza posizione, sta battagliando alla grande soprattutto, era passata all'interno e passa ancora all'interno nello stesso punto dei quarti di finale. Raffaella Brutto in questo momento va ad avvicinare alla Moello Cos, ha fatto benissimo il drop, sta cercando di entrare all'esterno e adesso probabilmente potrebbe sfruttare, attenzione l'atterraggio potrebbe averle fatto perdere, no, un atterraggio le ha fatto perdere velocità, è passata la Riker, allora Moello Cos, Riker prima, Moello Cos seconda, brava Raffaella comunque quel passaggio all'interno, brava Raffaella comunque in quel passaggio all'interno nella curva in ombra, ma mai Riker e Nelly Moello Cos vanno in finale A, Raffaella Brutto avrà la finale di consolazione, bravissima una Raffaella. Una grande gara per lei, questa è la gara probabilmente più emozionante della stagione perché comunque ha battagliato veramente alla grande. Sì, sì, complimentata, sorridente e fa bene Raffaella perché disputerà la finale B, diciamo quella di consolazione, ma è stata un'eccellente prova, così come ai quarti di finale, stesso punto per il suo passaggio, qui lo rivediamo, splendido, all'interno va a superare la Riker e andava ad affiancare, eccola qui, e perfetta conduzione. Carattere, veramente conduzione perfetta della tavola, soprattutto anche nei momenti critici, salvo poi veramente... qui si è toccata. Sì. Il nose di Raffaella è andato a toccare la coda della Moello Cos, non c'è stato niente da fare, non poteva fare altro, lì non puoi insomma, passare attraverso i corpi solidi. I rischi del gioco ovviamente. Brava comunque Raffaella, bravissima per la condotta di gara, ci è piaciuto molto e siamo alla seconda. E allora siamo alle finali femminili, con ricordiamo la finale B. Vedremo Raffaella Brutto che ha disputato un eccellente quarto di finale qualificandosi molto bene, poi in semifinale non così fortunata, purtroppo si era comportata anche bene, ma poi i contatti fanno parte di questo sport. Eva Samkova, Joe Gillings per la Gran Bretagna, Raffaella Brutto per l'Italia. Beh, in ogni caso ci ha entusiasmato il suo essere battagliera fino alla fine, ha disputato veramente una bellissima gara. Raffaella Brutto avrà il pettorale nero, chiaramente si è qualificata, ricordiamolo, ieri tra l'altro abbiamo chiuso la trasmissione senza dare l'ufficialità, noi avevamo dato per qualificata, ma poi era sedicesima a un centesimo, quindi un po' di buona sorte diciamo ieri, ma oggi tutto merito, si è strameritata la qualifica Raffaella e adesso andrà a giocarsi la finale B, comunque un piazzamento fra le migliori 8 al mondo, mal che vada, quindi forza Raffaella, pettorale nero per Raffaella Brutto, Italia, Genova, città di nascita, trasferitasi a Comaiore, gareggia per l'esercito, è caporale tra l'altro dell'esercito Raffaella Brutto, e quindi in bocca al lupo, intanto già brava comunque vada per l'eccellente quarto di finale soprattutto, e stava per rifarlo in semifinale, poi è arrivato quel contatto per la 23enne, rappresentante dell'Italia, però non ci stancheremo mai di dirlo, del centro sportivo esercito. Lo snowboard cross è fatto anche di questo ovviamente, purtroppo insomma questa cosa adesso non ci pensiamo più, sto ancora ripensando a Schiavon, vedi anche Vautier il numero uno per il momento stagionale che in capo non ha caduto da solo, quindi lì uno può anche recriminare con se stesso, Schiavon non poteva fare null'altro perché era lì, andava dritto, è stato chiuso e io l'ho detto subito, comunque mi è sembrato strano che con due di una stessa nazione, insomma quel contatto ha dato la certezza di andare in finale a Westcott. Comunque basta, cambiamo discorso, Sankova, pettorale rosso, Repubblica Ceca, Claire Chapoteau, ottima anche lei come le francesi, tre francesi qualificate, e quindi Raffaella Brutto ha il pettorale, no, sì, ha il pettorale nero in questo momento, Raffaella Brutto perdonami, è più indietro, è indietro.
ma comunque insomma adesso seguiamola senza, augurandoci il meglio possibile. Questo è Sankova in questo momento in prima posizione, la Chapoteau mi sembra seconda, poi Zoe Gillings col petrolio giallo, quarta per il momento Raffaella. Anche prima era quarta Raffaella, quindi insomma alla fine probabilmente potrebbe fare l'exploit come è successo prima. E andiamo, togliamoci una soddisfazione anche finale. Eccola qui, Raffaella lì, che passa, terza, la sua curva, lo passa la sua curva, questa è la curva di Raffaella, passa tiene ancora in seconda posizione. Peccato sull'atterraggio, ha voluto troppo, probabilmente ha usato troppo. La terza parabolica gli è stata fatale, perché lì ha passato internamente, però dopo non ha tenuto più la tavola, evidentemente era troppo veloce. E vince Eva Sankova, questa finale B, si classifica quinta, quindi in classifica mondiale, poi la Chapoteau. Grande gioia per la Sankova, e un po' di amarezza per la Raffaella, che purtroppo non ha concretizzato. Però io voglio dire una cosa, Raffaella ci è piaciuta per l'aggressività e la generosità. A quel punto, sai, sei in finale B, come va arrivare ottavo o sesto cambia poco. Intanto Sankova esulta per la vittoria di questa finale B, settima, ottava Raffaella Brutto, ottavo posto mondiale, ma Raffaella ha dimostrato di valere anche sicuramente una posizione più importante. Adesso speriamo che non si sia fatta male, attenzione, perché era stata vittima di una caduta nel finale anche durante gli allenamenti. Speriamo non ci siano conseguenze. Questa diventa la priorità in questo momento. Qui è stata fantastica perché ha passato il tempo. Ha tenuto alla grande qui. E purtroppo qui subito prima del drop non è riuscita alla compressione prima del salto, si è trovata un po' passiva dopo il salto, è caduta, speriamo non si sia fatta nulla di grave. Vogliamo rivedere Raffaella in questo momento col suo solito sorriso. Comunque una Raffaella Brutto generosa, aggressiva, forse ha esagerato un po', stava andando veramente a gran velocità, stava ancora riassestandosi dopo la curva secca a sinistra dove aveva fatto il solito passaggio splendido. Intanto i baffetti per la Sankova, baffetti e denti giallo fosforescente. Sembra un po' il sosia di Alex Pullin col pettorale rosso e i baffetti. Attenzione, però vogliamo vedere cosa le condizioni di Raffaella, ovviamente in questo momento diventa il nostro pensiero più importante prima di continuare con il lato agonistico. Ricordiamo Raffaella già vittima di una caduta in prova, poi insomma aveva tranquillizzato un po' tutti dicendo nulla di che, questa sì, è arrivata lei al suo stile, in gara praticamente è quello di minimizzare il sorriso sempre stampato in bocca e via. Vogliamo vederla rialzarsi quanto prima. Intanto ci si prepara per la finale A, una finale A con Lindsay Jacobellis, Dominic Malte nell'Imoen Loco e Mike Ricker. Si prospetta una finale cardiopalma. Decisamente, abbiamo già detto insomma, la Imoen Loco ha vinto le qualifiche con grande autorità. Intanto siamo qui tutti ad aspettare Raffaella, anche le sue avversarie, viene portato via un po' a braccia, c'è anche qualcuno della nazionale italiana, si riconosce il fucsia dell'italiano.